battute sbagliate nel primo, 2 ace, 7 battute sbagliate, 3 ace. Loser su Nikolov, attacca ancora Zaitsev, lo tiene piano, Balaso copre e allora ancora Zaitsev, secondo punto Rube. Allianz, Paolo Porro corta, riceve Anzani, De Cecco vuole Zaitsev. Dopo l'errore inizio set al servizio, stavolta corto su Nikolov, De Cecco va dietro da Zaitsev nell'uno contro uno, che giocata di Lucio De Cecco, che bravo Zaitsev col muro a uno a entrare in una diagonale strettissima, 10-8. La facilità di gioco della Lube. De Cecco una mano, spara una 7 velocissima Lucio De Cecco. Zaitsev forte su Takashi, salita va in 4 da De Smet. In qualche modo De Cecco la tiene viva. Palla non facile per Nikolov, che non può forzare, la palla si infila comunque in mezzo al muro. Pipe un po' bassa per Takashi, gioca sulle mani, tiene bottolo De Cecco, apertura per Zaitsev in parallela, punto vincente Lube. Applausi anche della Q&A Arena per la grande giocata dei ragazzi di Blengini, 12-9. Simone Anzani, Ishikawa, Porro Ishikawa, ha tenuto Zaitsev che poi doppia su Porro, quinto punto Lube. Muro dello Zar su Porro, che ha cercato una soluzione personale. Slasco. Jump float ricevuta da Zaitsev, attacca da 4 Ivan Zaitsev, 20-17. Lo Zar prova a scuotere i propri compagni, sale in prima linea Alex Nikolov al posto di Ciccio D'Amico. Ivan Zaitsev su Petric, palla che si sta dietro, c'è Bonami, pallaccia per Raffelli che infatti rifiuta l'attacco, Balaso, De Cecco apre per Shineniez, la difende Bonami e allora finali per l'attacco di Raffelli che non chiude, seconda linea, assegno Ivan Zaitsev, 13-9, torna a mettere dei punti di vantaggio. Si inizia il terzo set, 1-1 a Civitanova in questo quarto di finale della Del Monte Coppa Italia. Attacca Mergareco, lo tiene in difesa Balaso, Zaitsev senza muro, che alzata Luciano, Ivan Zaitsev a segno, la difesa di Fabio Balaso e il colpo. Guardate che girata di polsi Mattia Bottolo, e va a cercare Petric, l'apertura per Van Carteren, c'è Balaso in difesa e attacca con Zaitsev, Luciano De Cecco gira quella palla come solo lui sa fare. La fase finale dell'attacco, ma guardate dov'era Luciano ad attaccare. Nikolov forte, il nastro aiuta Padova. Zenger palla alta col muro scontato per Petkovic, tiene il muro, bravissimo De Cecco a girarsi ad arrivare sul pallone, contrattacco affidato a Bottolo, non facile, appoggia sulle mani con molta esperienza per avere un'altra chance Ivan Zaitsev. Punto Civitanova, 13-12, meno 1. Ancora una volta buon lavoro a muro di Civitanova. Prova a spingere il pubblico dell'Eurosuole Forum. Momento di difficoltà per la Lube. Patri a tutto braccio su Balaso. De Cecco vuole Zaitsev. 5-5. 2612 spettatori questa sera all'Eurosuole Forum per la gara dei quarti della Del Monte Cup. Fabio Ricci riceve Nikolov, De Cecco per Zaitsev, muro a uno contro Petric, assegno Ivan Zaitsev.
80% e passa la percentuale dello Zar nel set precedente. Bentornati all'Euro Sole Forum, un 7-0, Cucine Lube Civitanova su Emma Villa Sobey Siena. Marco Zavater dà inizio al secondo set con il servizio di Mattia Bottolo, il muro su Van Katren della Cucine Lube Civitanova lo porta a casa. Rivediamo dalle immagini Ivan Zaitsev con questo. Trova un ottimo colpo in extra rotazione, intanto volpato su D'Amico, De Cecco con la palla in testa, va in 4 da Nikolov, Guzzo tiene a muro, ancora De Cecco dietro da Zaitsev, palla in, anzi Cuttini non è d'accordo, vuole chiamare un check, primo arbitro sembrava piuttosto convinto. Buono ancora una volta il lavoro di Guzzo a muro, che ha contenuto nell'uno contro uno Nikolov, poi De Cecco era andato sulla palla sicura dietro da Zaitsev. Vediamo se la palla è dentro o fuori. Ancora forte su Desmet. Saita va in 4 da Sparuov. Pallonetto, ci arriva in tuffo Nikolov. Lo stesso Nikolov senza rincorsa, gioca alto sulle mani, tiene Padova. Saita in contrattacco, va in 4 da Sparuov. Palla un po' troppo a filo rete. Il money out non arriva perché Zaitsev è pronto a muro. 22-13, la Lube non sta più. Loser. De Cecco dopo la decisione di Bottolo attacca Anzani, difeso del Chikawa. Mergareco non la può attaccare Milano. Anzani per Zaitsev, sfonda lo Zar di potenza. 3-3. Zaitsev con il 57% è il miglior attaccante della Lube. 17-13 Allianz, Ishikawa al servizio. Yant a tenere per De Cecco, tutta la rete per Nicolo, palla bassa, copre Porro. Ishikawa a palleggiare per Mergareco, le mani del muro a tenere. Poi De Cecco vuole Balaso, chiama palla Zaitsev, money out di Ivan Zaitsev. 14-17. Ivan Zaitsev al servizio. 2. Daniele Mazzone, servizio. Riceve Nikolov, attacca Alex Nikolov, tiene Pereira. Finoli vuole l'attacco dietro di Federico Pereira, tenuto da Nikolov che restituisce subito il favore a muro. Poi arriva lo Zar là in diagonale verso zona 1. Assegno Ivan Zaitsev. Ivan Zaitsev al servizio. Bottolo su Petric, palla a filo, attacca in qualche maniera Mazzone, coperto da Nikolov. Il muro questa volta di finali su Nikolov. Zaitsev contro Raffaeli. De Cecco vuole l'attacco da 2 di Ivan Zaitsev che va a segno. 17° punto Lube. Ivan Zaitsev, Luciano De Cecco a segno. Cucine Lube Civitanova, mani e out dello Zar. Simone Anzani attacca Raffaeli contro Zaitsev e poi il primo tempo di Mazzone difeso da Mattia Bottolo. Zaitsev a sfondare ancora una volta contro il muro Raffaeli Mazzone. Cannella float su Bottolo, palla in 4 ancora per Zaitsev, appoggia sulle mani, Desmet tiene, Saita va in 4 da Takashi, Balaso ci arriva, Zaitsev di seconda intenzione appoggia sulle mani di Astuzia, altra chance ancora per lo Zar con un pallonetto piccante, punto per la Lube. Come diciamo, Zaitsev ha imparato a non usare solo la potenza ma con... De Cecco al servizio in jump float, Porro attacca con la seconda linea di Patrilla, difesa di Fabio Balaso. De Cecco
Spada Zaitsev premiata la difesa di Fabio Balaso dall'attacco vincente di Ivan Zaitsev. Money out di Ivan Zaitsev.